Sto provando a registrare con OBS. Intanto ciao ragazzi a tutti quelli che mi seguono. Chi si fosse collegato, sintonizzato solo recentemente, sono boom e sono tornato. No, in realtà no, continuerò a portare ogni settimana video di quel gioco là che ho visto che piace. Ma per il resto LOL lo porterò molto raramente. E se lo porto faccio degli uncut, almeno finché non inizia la season, poiché non c'è tryhard. Senza nulla da. Senza un obiettivo da raggiungere. Ho finito la season Silver 3 per la terza season di fila. E quindi ovviamente mi hanno contattato, mi hanno dato un premio. Il trofeo Silver 3. Che non esiste, però dovrebbero farlo, dovrebbero inventarlo. Senza ombra di dubbio. Il problema mio di quando registro LOL da solo è che non riesco a essere spontaneo, poiché devo sempre pensare di star parlando da solo. Ok, bel dodge. Bello. Ci portiamo sulla W e non la E, poiché ho intenzione di farle male. Non ci sarà bisogno di prendere la E per colpirla. Ho intenzione di farle molto male. Ci sono parecchie piante qui che stanno venendo sprecate. Ah, mi ha preso. E mi ha preso anche la cometa. Io ho Airi come maestria. Che dovrebbe applicarsi anche più volte se le mie piante continuano a farle danno. Ok, la pianta mi ha preso il cannone. Stiamo andando abbastanza bene in farming. Sembra che questa tizia sappia un po' come giocare. Contro di me. In genere sono poche le persone che sanno giocare contro Zira, perché nessuno la vede mai mid. Non so perché, è un champion molto forte. Fa un sacco di danni, soprattutto in early. Se riuscissi a prendere i bersagli almeno. Ma non li prendo. Che lei è troppo lontana in questo momento. Facciamo una cosa, pushiamole contro. Proprio di cattiveria. Ok, questi minion saranno difficili per lei da farmare. Ho visto quella trappolina di Shaco. Userò il barrier. Non più di questo. Il barrier, come vedete, ha solo 180 secondi di ritardo. Invece dei 5 minuti del flash. Shaco è lì giù. Bene. Non capisco che cosa stia tentando di fare. Mi dispiace, ma per avere un tono più da Night Bloom devo carriare. E quando non inizia la fase carrying, sono una persona normale, abbastanza. Insomma, con quel piccolo tono di modestia, poiché. Shaco è bot. Poiché altrimenti non posso vincere. Presa. Ah, mi ha preso. Airi, avresti dovuto andare più a fondo. Shaco l'avevo visto bot, per cui non mi faccio troppi scrupoli a finire di pushare qui. E poi anche se ci fosse ho ancora il flash. Perfetto. Sto farmando abbastanza bene, non mi lamento per niente. Vayne sta perdendo contro MF e la capisco. Non è una lane facile, soprattutto in early. Per Vayne è molto difficile arrivare a far danni ad MF. Tipo intanto top
Vince contro Nasus che ha 5 di farm. Seju, help, top. No. Nasus ha 700 di ping. Nel mio team. Oh cavolo. È un piccolo problema. C'è un champion in cui bisogna avere un certo tempismo. Non dovresti poter laggare. Infatti lei è andata ad aiutarlo. Oddio, l'ho presa. Senza volere l'ho presa. Ottimo. Direi che ha recuperato buona parte di quei 44 minion. Certo, non tutti. Anzi, direi che ne ha recuperati solo una trentina. Parlando a soldi. Ho sempre paura, il dubbio, di sapere dove è Shaco. Mi preme questa curiosità. Che anche è una curiosità abbastanza importante. La nostra Vayne però sta facendo quello che può, farmando sotto torre senza farsi colpire. Adesso io ho una domanda. Se Shaco passa su una mia pianta mentre è invisibile, la pianta si toglie? Perché se sì, potrei utilizzare questo metodo per vedere se arriva Shaco. Il fatto è che le piante si tolgono anche dopo un minuto e non hanno il cooldown come le ward sotto la barra della vita, quindi non posso rendermene conto. Cioè dovrei essere davvero bravo e io non ho tutta quella skill. Che bravo, ho quasi preso tutti i minion. Sto giocando un po' pussy perché quello è comunque Syndra. Io ho il barrier up, però lei c'ha l'ignite. Ah, mi ha preso. Questa volta sono stato nubio. Cosa sta combinando? Flash ignite. Vabbè. No, Shaco, 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 Shaco. Devo andare via. Non facciamo idiozie. Botto tutto ok. Shaco non si vede a livello 4. Chissà che fine ha fatto. Prendiamo le scarpe perché mi fanno fare più danno. Sono molto importanti le scarpe. Mi prendo queste pozioni perché Syndra ho capito che non sa giocare. Prendiamo una pink e la piazziamo. Vediamo cosa sta succedendo, bot. Sì, lo so che non ho finito la frase. Olivier non ha la passiva. Ok. Prima di andare mid, piazzerò la pink qui. Questo è un posto dove se abbiamo controllo della mappa non ci va mai nessuno, quindi un ottimo posto per andarci. Questo mi segna quando Shaco è invisibile, cioè mi avvisa quando c'è Shaco. No! Vabbè, ho perso due minion così totalmente. Due minion che potevo evitare. Molto bene. Zira è un bel champion, io non capisco perché così poche persone la giochino in mid lane. Vabbè, de gustibus, come si suol dire. Stava arrivando vicino alla pianta, che era già piazzata dalla passiva. Le avrei fatto molto male. Ricordate, cercare di usare le spell di Zira senza le piante è sì, buono, però pagano di meno. Pagano molto di meno, infatti già solo una pianta fa una differenza enorme. Mi sono fatto prendere come un idiota. Lei ha deciso di farsi prendere di sua spontanea volontà. Non capisco le sue intenzioni, però, come ho detto prima, de gustibus. Io ho la ulti, lei non ha le summoner. Mica vuole venire mid. Ah no, è Leona che ha pingato. Ai 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 ai. In teoria la ulti di Zira serve per far andare le piante più velocemente e non abbastare una persona, ma possiamo usarla anche in questo modo, come danni a sorpresa. Non sono parecchi. E
Ed è giusto così, poiché ha Satana le piante. Voglio vedere poi se facevo, se one shottava pure. Poi è un mega no cap. Che danni può mai fare? Secondo me è meglio se vado top. Sarà sicuramente pieno di funghi, quindi mi... Ah, d'accordo. Effettivamente Timo però non aveva mana, però se lui non vuole followare, meglio per finta di starlo ascoltando, no? Direi finiamocelo il Morello Nomicon. Di solito non me lo finisco, mi faccio il Liandry direttamente, però questa volta mi finisco il Morello. Possiamo prendersela con calma. Più che altro perché ho bisogno di cooldown. 117 secondi sono tanti. Syndra è missa. Ok, Syndra è mid invece. Sembra un po' tiltata la tizia dell'ombra qui. Hai visto? Ho usato lei per pushare la wave lei. Questo lo perdo, questo non vorrei perderlo. Vabbè, chi se ne... Lo perdevo se non avessi usato l'auto-attack. Non ci credo, ha predictato. Ho flashato perché se avessi dovuto trovarmi a dover doggiare le sue Q, avrei potuto fallire. Non ho visto che item aveva, ma con due Q, auto-attack mi avrebbe fatto molto male. Ok, ho sbagliato, ho usato prima la E. Io sono pronto. Lei non c'è. L'avevo pulita la pink qui dentro? No. Niente. Ultimamente vado anch'io da quel team. Non ha senso restare mid adesso. Cosa fa lei? Non ha neanche il coraggio di pushare. Ok, se Giovanni mi ha tolto i funghi di mezzo. Stavo scherzando. Avrei dovuto lasciarla, secondo me. A me non importa. Va bene. Si sono fatti il drago. Vayne. Focus a Volibear con la passiva. Non va bene. Anche se ha poca vita. Ottimo. Quello è il falso. Quello è il falso. Vabbè. Loro due si fanno l'Herald. In cambio di questo drago dell'acqua. Non troppo male. Non troppo male, non troppo male. Io ho davvero tanti minion. Quanto pare anche Syndra. Rimaniamo un po' qua a pushare la torre perché vedo che i miei teammate non lo stanno facendo. Per cui se non abbiamo nessuna torre non possiamo vincere la partita. Questo è un dato di fatto, non è che ci vuole il challenger per saperlo. La Syndra adesso mi fa paura. C'ha quasi i miei stessi item, solo che io ho un livello in più e le scarpe. Però se lei mi prende, io ora che sono nudo, sono senza barrier, mi uccide. Fortunatamente non ha fatto nulla che di cui potesse pentirsene. Troppi funghi. Se mi prende senza barrier io sono morto. Ok, c'ho il barrier. Ho il barrier e non c'è neanche il pericolo che mi prende. Perfetto. I nuovi che si trovano a riguardare questo video, cioè a guardare questo video senza nessuna motivazione apparente, vi consiglio di guardare i vecchi video di LOL perché quelli sono fatti bene. Magari vi divertite anche, che ne sapete.
Ci sono due palle lì. Pensavo che avessi imparato a doggiare dopo un po', invece no, non doggia. The Bronzibus. Addio. Piccola stella. C'è un Herald in top lane. Devo andare a difendere. Vabbè, l'era deve prima pushare i minion. Sono ancora sopra Syndra. Ah, ho failato. Fortunatamente io posso permettermi di failare un sacco perché Zira non finisce praticamente mai il mana. È un cazzo di champion assurdo. Quello è Shaco. E lui crede che io lo lascerò andare senza. Senza avergli almeno. Vabbè. Secondo lui, io non me ne accorgevo. Sit down, bitch. Ok, avete visto? Airi è andato su di lei senza che non facessi niente. Per questo ho preso questa maestria. Che le ha fatto un poco di danno. Shaco missa. Avrei voluto farmare quella scatoletta. Questo lo sapevo che non lo farmavo. Devo scendere giù. Non stiamo mid tutta la partita noi. Ok, non posso passare troppo tempo col team perché qua dobbiamo prendere le torri. Mi dispiace se sto facendo vedere scene di farming intenso. Manco stessimo giocando a Farmville. Solo che questa devo uccidermela sotto la sua stessa torre. Ok, ora posso pushare un po' meglio magari. Sono morto? Sì, sono morto. MF ulti. Non so perché ho le pozioni non sul 2. Si legge My Fault. I mean MF ult. Non my fault. Non sono assolutamente. Mi vendo già le pozioni? No, mi vendo il Doran. Vedi che cosa? Al posto dei relay mi faccio questo perché la penetration è più utile. Più che altro ci sono. Cioè, ci sono persone che non hanno già tanta mobility di per sé. Come Syndra. MF, cioè con MF nei fight. Non dovrebbe essere troppo utile il relay. Cioè, penso che sia meglio il farsi prima la maschera. Insomma, che cazzo sta succedendo? Ho la ulti tra 3 secondi e meno male. Scoppiano funghi nel frattempo. Ho visto una meme su Instagram di Timo che prepara una pizza. Indovinate un po' che cosa c'è dentro. La mangia Gragas. Conoscete Kupten Timo? Proprio Kupten Timo. Non posso stillarlo io. Ah, beh, perfetto. Non devo stillare nulla io. C'è Shaco lì giù. Io sono 7-1. Vabbè, non importa. Cioè, chi se ne frega alla fine. Ciò che conta è prendersi le torri e io non riesco a pushare. Cioè, abbiamo preso una torre adesso. Però mica me ne sono reso conto io. Andiamo, andiamo, andiamo. C'è Shaco. C'è una cosa qui.
Non devo rimanere, altrimenti questa fuscia non se la prende. Per carità, però devo rimanere. Non voglio perdere troppo farm. Guardatelo, ma lei è assurda. Ha recuperato già di farm. Non so dove va a farmare questa in vacanza. Syndra missa. Sto ancora mid, vabbè, oramai becchiamo in fretta. Mi faccio un altro di questi per fare rely. Unlucky. Sesu non farà ammazzare anche Vayne. Vabbè, non penso che chasa così. Oddio, sta chasando. Non ho messo la pianta, ho perso 3 minion. Vabbè, morto Shaco, se ne fa un altro. Morto Shaco, ok, perfetto. Ragazzi, non so che cosa vi abbiano detto, ma questo fight non è a vostro favore. No, ha flashato. Va bene lo stesso. Ah. Appunto. Quanti ne ha messi nel frattempo? Ah, oh, va bene, va bene, va bene, va bene. Con il VR non mi aspettavo che ultasse, poiché mi aspettavo che avesse già ultato. Ma non ha importanza. Sì, Voli strong. L'ho notato. Leo Award. No. Leo Award to Drk. Voli Izir and Shago. I don't know. Bello stare nel team che vince una volta ogni tanto. Va bene, se lo stanno facendo, io baito mid, rimango, così non faccio insospettire nessuno. Vuole BR. Mi sa che è wardato. Ok, perfetto. Mettiamo una ward qui dietro. La mia pink, avete visto, non ce l'hanno ancora tolta perché controlliamo la mappa. E Vayne che... Ok, perfetto. Syndra ormai è tiltatissima. Nasus sta vincendo contro Teemo. Accadono miracoli in questa partita. 2v1. Si uccide Teemo 2v1. Volibear. Ok, non hanno più lo stun. Però se non fanno arrivare minion sotto la torre non possiamo levare. Ci sta Rashago qui. Non lo vedo. Però meglio stare attenti. Eccolo lì. Non c'è più. È lì. Ho trollato. Era chiaramente un troll quello. Si è girato verso di me. No, sta lì. Sejuani è mia alleata. No. Che culo. Non ho subito ripercussioni dall'essermi fatto prendere da quello stun. Questi funghi di Teemo danno parecchio fastidio. Una cosa però, noi possiamo fightare solo se ingaggiasse Leona oppure... Oddio. Sono così noob. Possiamo ingaggiare solo se ingaggia Leona o Sejuani. Leona non ingaggia mai e Sejuani non la vedo mai. C'è un piccolo problema, non possiamo fightare. Facciamo dei danni assurdi se riusciamo a fightare. Appunto però se ci riusciamo. Io mi vendo questa roba per farmi questo. Direi che devo andare mid. Perché hanno gruppato un'altra volta, non ci posso credere. Quando è che la smetterò di giocare nell'elo dove si gruppa mid a un certo minuto? Cioè, ormai sono 3 anni, uno un po' si scoccia.
Ok, questa ulti era buona perché ha rallentato tutti. Ok, buono. Aia. Va bene. C'avrei flash, però mi ucciderebbe. Ok, perfetto. Continuiamo a pushare. Cioè, continuate a pushare. Io non vorrei finire su un fungo di Teemo. Non c'era nemmeno bisogno di usare il barrier. Ma non importa, meglio che l'ho usato. Facciamocela una zonia, perché quei danni di MF potrei doverli prendere un'altra volta. Povera Vayne, sta stillando il suo farm, però lei ne ha più di me, quindi... Vabbè, c'è Leona che si fa 1v1 il tizio, ma con Sejuani di qua. Chissà qual è quello vero. No, è quell'altro, perché questo ha preso troppi danni in troppo poco tempo. Io non lo so, anche se sono anni che gioco, non so come funziona la ulti di Shaco. Cioè, è vero che il clone prende più danni? Perché a me sembra così. Metterò pressure bot. Così da non forzare un altro fight mid e differenziare un po' questo gioco. Sto pensando di iniziare a portare The Binding of Isaac, poiché mi piace un sacco come gioco. Ci gioco sempre da solo, oppure con qualche mio amico, cioè comunque con mio cugino. Quindi forse Vayne. Questa. Io ho la ultima, non posso stare sempre in difesa. Qualcuno dovrà pure attaccare in questa squadra. A proposito, ho messo un po' di gente. Io per sicurezza scappo. Facciamo il cronografo. Cronografo si chiama, ok. L'ho sempre chiamato male. Magnifico. Ah, non stava arrivando nessuno. Bot, vabbè. Sono contento di fraintendermi ad ogni cosa che dico. Non tanto, a dire la verità. Ma ho poco tempo di pensare al commento, poiché sto giocando una ranked abbastanza importante. No, è una ranked come tutte le altre, solo che è una ranked, ecco. Oddio. Sono stato morto. C'è la pentakill. C'è Shaco qua dietro. La mia morte è worth qualcosa? Sì. Puppy guys. Già baited. Anzi, no, in questo caso si dice I'll take it. I'll take it. Come direbbe uno streamer di un altro paese. Questi danni. Gli item di Shaco. Ma Shaco secondo me è abbastanza inutile in questo momento. Un pick molto sbagliato. Contro questo team. Shaco va piccato quando non abbiamo tank. In quel caso Shaco è utile. Altrimenti no. Do un piccolo contributo. No, di poco. Davvero peccato. Tanto però farmo questo fungo. 10 gold, niente male. Nasus mette pressure in top, quindi io pusho mid subito. Allora. Sono 4 top. Push.
scendendo Syndra. Per cui scendo anch'io. Non vedo perché non dovrei scendere. Qui dovrebbe essere anche abbastanza libero dai funghi di Timo. Perfetto. Sto un attimo qui. Sono ancora tutti top? Sì. Nessuno può venire a difendere. C'è Syndra lì. Anzi, ne vedo tre. No, sono quattro. Perfetto. Io nel frattempo pusho. Così che vincono le partite, mentre il team fa qualcosa, tu pushi. Tanto vincono bene il fight senza di me. Sto tankando. Sì, sto proprio tankando. Perfetto, hanno ucciso pure Syndra, quindi non verrà a stopparmi. E lui BR, che era sempre una spina nel fianco. Stai tornando tu? Non hanno portato nessun altro? Ok. E io, anzi, io ti baito. Tra 10 secondi sono di nuovo la ulti. Lei sarà tentata di pushare. Ah, io continuo. Non so voi, ma le persone pushy non mi piacciono. Ma è top lei. Oddio, è top. Io continuo. Un recall bait davvero interessante. Ah, qualcosa mi aveva dato fuoco. L'ignite di Volibear. Naso si sta morendo, se ne rende conto. Non penso abbia fatto cose sui HP. Sono morto effettivamente in modo stupido perché sono andato a fare 2v1, però mi sto anche salvando, quindi sono abbastanza contento. Io sono al 18 poi. Volibear al 13. Non ci credo. Ah, ho ultato. Adesso non può vincere Leona. Addirittura lo shield. Questo era un po' un throw. Però Leona non ha usato gli shield per sopravvivere, quindi è stato buono. Sejuani 12-1. Perfetto. Era da un po' che non capitava una partita così. Più soldi. Anche se poi non so che cosa comprare. Perfetto. Le piante dovrebbero iniziare a focussarla e ucciderla. Ma non sempre le cose vanno come dovrebbero. Cosa di cui avevo paura io sono i funghi di Teemo. Quindi adesso faccio gli stessi passi di Leona. Non mi muovo da nessuna parte senza di lei. Faccio andare lei in avanti. Direi che è un po' troppo stare qui con così poca vita.
No. Ah. Ok, sto guadagnando un po' di vita. E stiamo prendendo gli inhibitor qui dietro. Non ho ancora la ultimate. Ok, adesso ce l'ho. Sto trollando. Lo sapremo presto. Mi vede, mi sa. No, non mi vedeva. Vabbè. Vado un po' back. Non ho intenzione di morire una volta di più. Così che mi arrivarono tre ulti globali addosso. Cavolo, mi vedono. Dalle mie HP, guys. Vabbè, non c'era bisogno di quella ulti, addirittura che tryhard. Faccio questo al posto del coso. Costa di più, cioè costa di meno. E stiamo per finire la partita, quindi non finire comunque in Rabadon. E c'ho un buon quantitativo di AP. Le piante fanno danno. Tutti siamo contenti. Bella. Ha salvato quel minion. Guardate come sono. L'effetto su Zira di fuoco com'è bello. Siamo a Nasus 1v5. Mi ha stillato la kill. Quella te l'ho stillata io però. Ma che cazzo. Non è quello vero? Dov'è quello vero? È morto. Indies human reaction. Boh, è crepato, dai. Crepato, vado a finire la partita. Beh, potremmo finire molto facilmente. Stop him. Ma Leona con la gloria del giusto che corre e poi faila. Ok. Oddio, anche i miei danni fanno danno. Non capisco perché facevano quell'effetto così strano. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e commentare con tutto ciò che avete da dire sul mondo, sulla vostra vita. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Sì, lo so che lo schermo è diventato nero. È OBS, sto registrando con OBS, non si può fare niente.